Siamo con il professor Claudio Mutti eh, che ha concluso eh, da poco una bellissima conferenza sulle vie della seita come lui ci ha giustamente ricordato nel suo intervento per eh, proporre alcune domande per l'Agenzia Stampa Italia. È preoccupante eh, venire a conoscenza che eh, per contenere il primato e l'influenza geopolitica e geostrategica della Cina gli Stati Uniti eh, cerchino di limitare questo primato, il eh, nuovo primato cinese. Eh, però riteniamo e chiediamo a lei la sua opinione che la Repubblica cinese ha solide fondamenta storico-culturali, è un'antica civiltà e saprà eh, contenere le, diciamo, le possibilità di interferenze proprio allo stesso eh, all'interno all della, della Repubblica popolare cinese l'abbiamo visto recentemente mentre eh, i russi e gli attentati non hanno ancora eh, hanno sì capito di chi c'è dietro gli attentati in Cina hanno già fatto le esecuzioni per gli attentati che hanno ritrovato. Secondo lei la strategia americana volta a contenere o a neutralizzare le, le importanti primati che stanno avendo la Repubblica Popolare Cinese ci riuscirà? Un'unica strategia americana nei confronti della Cina non si può dire che esista perché si sono manifestate diverse scuole di pensiero geopolitico negli Stati Uniti che propongono diverse modalità nel rapporto con la Cina e per impedire che la Cina riprenda il posto che le compete nello scacchiere mondiale. Alcuni addirittura hanno riproposto l'idea del containment per usare il termine tecnico che era in voga all'epoca della guerra fredda e che si applicava nei confronti dell'Unione Sovietica. Altri hanno coniato il termine congagement, vale a dire una sorta di strategia del bastone e della carota per cui se la Cina si adegua a un ordine mondiale in cui gli Stati Uniti ritengono forse per un loro più desiderio di poter proseguire nel, nell'unipolarismo, e se la Cina adotta progressivamente quelle riforme democratiche che vengono auspicate dagli Stati Uniti, allora potrebbe esserci una, una convivenza pacifica tra Stati Uniti e Cina engagement, cioè containment da una parte, engagement dall'altra, contenimento quindi rapporto stile oppure coinvolgimento. E questa è l'ultima delle formule che sono state proposte. Dalla classe politica statunitense, cosa che dimostra come eh, l'emergere della Cina come potenza mondiale abbia seminato il panico nella classe politica statunitense. E lentamente ma progressivamente il mondo è da unipolare, sta diventando multipolare. Questo grazie all'emergere di nuovi paesi importanti, quali quelli che fanno parte il BRICS, con Cina, Russia, India, Sudafrica. Ora, questo processo multipolare favorisce il processo di pace mondiale? Indubbiamente, il processo di pace mondiale ha tutto da guadagnare da un ordinamento multipolare del mondo, poiché esistono delle legittime ambizioni di paesi che, per, la loro, per, le, loro dimensioni, per le loro dimensioni di carattere demografico, industriale e militare, possono esercitare una egemonia locale e regionale. Eh, gli Stati Uniti non possono più presumere di potere dettare legge in tutte quante le aree del mondo, ma devono concedere a questi paesi di eh, esercitare una loro egemonia regionale nelle rispettive aree. Ora abbiamo eh, visto una cosa molto importante, che dopo eh, l'errore diplomatico sia da parte della Cina sia da parte della Russia riferita alla possibilità eh, di ribaltare il governo della Libia, della Giamaria, eh, hanno fatto tesoro sia la diplomazia cinese che quella eh, cinese, russa, hanno fatto tesoro e abbiamo visto che oggi l'asse, la Repubblica Islamica dell'Iran, la Repubblica Siriana di Assad e la Cina hanno, hanno stretto una solida alleanza. Qual è il ruolo quindi, alla luce di questo con, nuovo contesto geopolitico, quale, è, quale eh, ruolo può svolgere la Cina nel vicino Oriente? La Cina indubbiamente ha commesso un grosso errore rinunciando a esercitare una sua influenza ai fini di salvaguardare l'esistenza della giammahiria libica, lo dimostra il fatto che. 35.000 cittadini cinesi hanno dovuto in tutta fretta andarsene dalla Libia prima che iniziassero i bombardamenti. Ma anche per via del ruolo che la Cina sta svolgendo in Africa, che è un ruolo concorrenziale, diciamo se non di scontro, nei confronti degli Stati Uniti, la ritirata in Libia si è... Rivelata, si è, un, uh, si è dimostrato un errore enorme da parte della Cina. E forse proprio per rimediare a questo errore, per non commettere un errore analogo, la Cina ha tenuto tutt'altro profilo nei confronti della crisi siriana. Anche perché. Indubbiamente la Siria, in quanto stretto alleato della Repubblica Islamica dell'Iran, costituiva un bastione che la Cina non poteva permettere che andasse distrutto, dal momento che la Repubblica Islamica dell'Iran è un grande fornitore di materie energetiche all'industria cinese. Per cui la Cina è costretta dal suo stesso sviluppo ad esercitare un ruolo di protezione dei paesi del Vicino Oriente nei confronti dell'egemonia statunitense. Ultima domanda, perché questo ti chiama in causa eh, all'atto degli attentati che sono stati fatti recentemente nella Russia. Tu in un'intervista a Irib eh, avesti a precisare una cosa. Tale cosa è stata eh, subito dopo presa dal presidente della Russia Putin che ha accusato pubblicamente l'Arabia Saudita di essere dietro gli attentati che si sono svolti recentemente in Russia. Chi vuole destabilizzare la Russia di Putin? Ma ovviamente Putin non aveva certo bisogno del mio suggerimento, della mia intervista a IRIB, per dichiarare che dietro gli attentati che hanno avuto luogo in Russia c'è l'Arabia Saudita. E in particolare Quel personaggio che è a capo del, del controspionaggio, dello spionaggio come si preferisce qualificarlo, eh, saudiano. E si tratta della stessa fonte che per anni ha fatto correre denaro e ha esercitato influenza in tutta una fetta, in tutta un'area una, un eterodossa della comunità islamica mondiale, cercando di dirottarla, di utilizzarla per combattere, per combattere quei paesi che rappresentano un ostacolo all'egemonia mondiale degli Stati Uniti. Ultima domanda, è, in uscita, è uscito il 32 fascicolo di Eurasia, una veramente rivista geopolitica di prima importanza. Ci spieghi qual è la tematica che avete affrontato questa volta? La tematica di quest'ultimo numero è la Cina. Anzi, è stato intitolato il dossario, cioè la parte centrale del fascicolo che contiene una quindicina di articoli attinenti alla realtà cinese. È stato intitolato Il secolo cinese, e questo in evidente alternativa all'idea di nuovo secolo americano che, da parte degli Stati Uniti, è stato proposto come continuazione di quello che è stato il Novecento come secolo americano.